Sindaco De Ghedina, proprio in proposito degli sponsor, la reazione degli sponsor a fronte dell'assenza di pubblico, mi pare di capire che voi, quindi ovviamente non avendo pubblico, ho sentito anche qualche sportivo che un pochino ha detto non è lo stesso mondiale di sempre, cioè non è lo stesso piacere di avere il tifo delle persone a fianco, gli applausi finali, quindi anche questo pathos nell'attività, nel fare lo sport, la gara, ma nonostante questo lei mi dice che gli sponsor riuscite ad avere sufficienti ascolti. Loro come, gli sponsor come si sono comportati? Siete riusciti lo stesso ad avere grossi sponsor che vi hanno appoggiato e riescono ad avere un ritorno economico tutti? Cioè la macchina funziona nonostante tutto? Nonostante Sì, l'assenza di direi di pubblico, sì. Prima, diciamo. sì, direi che in prima battuta c'era sicuramente preoccupazione da parte degli sponsor, una paura di essere meno visibili, il fatto che comunque all'interno del paese non c'era la possibilità di sopportarli e supportarli con lo sponsor village che era stato previsto in un primo tempo. Successivamente, devo dire, grazie all'accordo che è stato fatto con Rai, una convenzione, quindi in prime time Cortina con diversi spot. E con non solo la cerimonia di apertura, ma con tutte le gare e anche la cerimonia di chiusura che sarà fatta nella giornata di 21, ha dato modo anche agli sponsor, innanzitutto di essere, rimanere legati e soprattutto anche in qualche modo di sorridere, visto il grande riscontro che sta avendo. Direi che dal punto di vista ovviamente organizzativo, anzi direi finanziario del budget, il problema più grosso è stato creato dalla mancanza del pubblico, quindi il ticketing, che Sì. erano previsti circa 4 milioni e mezzo di euro Addirittura. di entrate dal ticketing, questo non è Tanto. stato possibile. Ecco, devo dire, l'intervento da parte del governo, da parte della Regione Veneto, direi in maniera sostanziosa, da parte del Comune, da parte degli impiantisti che hanno sopperito a questa mancanza, potendo garantire in realtà appunto lo svolgimento dei campionati. Ma devo dire che assistiamo veramente a una bella pagina dove tutti hanno fatto squadra di fronte a questo obiettivo dei mondiali e soprattutto enti e istituzioni hanno veramente guardato allo sport una volta per tutte, dimenticandosi anche magari le appartenenze politiche piuttosto che i campanilismi. Chiaro, chiaro. Siete stati molto bravi, nonostante ci fossero veramente tanti, tanti elementi avversi.